Oggi parleremo del tema della viralità dei contenuti visivi e audiovisivi, e lo faremo ragionando in maniera sistemica, cioè su come funziona in generale il sistema dei media, sia dei mass media che di quelli che un tempo erano chiamati personal media, adesso insomma si stanno trasformando anche loro in media di massa, come interagiscono fra di loro e come fanno sì che i contenuti creati dall'uno vengano resi virali dall'altro e viceversa. Cercheremo di farlo ragionando sulle teorie di alcuni studiosi, soprattutto americani, nella fattispecie Jenkins for the Green, che hanno scritto su questo tema, che si intitola Spreadable Media, però cercheremo di inquadrare le tematiche di cui si occupano con degli strumenti semiotici e legati, nella fattispecie, alla semiotica della cultura, che è una metodologia di analisi dei contenuti anche mediatici che questi autori non conoscono e che, a mio modo di vedere, potrebbe essere utilizzata per integrare le loro teorie. Tra i contenuti che vengono definiti virali oggi ci sono sicuramente le fake news, che sono un fenomeno che, a mio modo di vedere, va analizzato sotto tanti punti di vista. Fra l'altro, in questo momento non esiste ancora un modo di inquadrare questo tema in maniera scientifica e accademica ben strutturato, perché come si sa, la parola, per esempio, post-verità, che è legata al tema delle fake news, è diventata di moda proprio solo negli ultimi mesi e quindi non c'è stato ancora modo di affrontarla in maniera sistematica. Secondo me le fake news sono un tema che ha a che vedere con banalmente il fatto che qualunque contenuto dei media la nostra esperienza con la realtà e quindi noi non possiamo mai sapere se quello che i media ci propinano sia vero o sia falso, ma ci siamo abituati a pensare che sia vero per tutta una serie di ragioni, soprattutto quando è legato al funzionamento dei mezzi di comunicazione di massa, quindi i giornali, i telegiornali, per una serie di ragioni che esulano, a mio modo di vedere, con il rapporto dei contenuti, appunto, dei media e la realtà. Sono una serie di ragioni linguistiche e oggi sappiamo che le fake news hanno molto a che vedere col fatto che non sono più solo i mezzi di comunicazione di massa tradizionali a dare le notizie, ma sono anche i personal media, i social network, anche persone che magari non sono professioniste della comunicazione e che però appunto si relazionano con la realtà, ne parlano e vanno a impattare con delle convinzioni, con certi modi di ragionare dei propri destinatari, dei propri interlocutori, che a volte appunto funzionano in maniera diversa dal modo in cui vengono costruiti questi discorsi dai professionisti della comunicazione, eccetera. E niente, secondo me il fenomeno delle fake news è legato al fatto anche che oggi non c'è la stessa fiducia che c'era un tempo nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa, dei professionisti della comunicazione e del fatto che il loro modo di relazionarsi con la realtà sia oggettivo. Tutti sappiamo che non lo è, in realtà non lo è mai stato, ma oggi la cosa è più evidente e quindi questa sfiducia nei confronti di giornalisti e professionisti della comunicazione permette ad altre persone che vengono da fuori dal sistema di avere una credibilità che un tempo non avrebbero avuto. Poi questa credibilità, come dicevamo prima, va a impattare con le convinzioni dei propri destinatari e questo crea un ecosistema della notizia e delle convinzioni a proposito di quello che è la realtà, come funziona la realtà, molto più complesso di un tempo. I giornali ne parlano con sgomento perché vedono che stanno perdendo la loro leadership nella gestione del rapporto fra noi che
che li leggiamo e la realtà di cui parlano, si può vedere in senso positivo, in senso negativo, naturalmente dipende da come uno utilizza il suo rapporto con la notizia, con la realtà, e discuteremo di questi temi durante l'incontro e quindi per approfondirlo possiamo parlare più avanti.